Ciao a tutti, allora questo è il video di collaborazione mensile con Francila85, Mister Tellino e Dagandina per la rubrica Un classico ai classici, un libro classico sotto i 10 euro. Questo mese sono stata un po' incerta su quale libro presentare in questa rubrica. Avevo scelto inizialmente di presentarvi un altro classico giapponese, come avevo fatto anche il mese scorso quando avevo presentato Io sono un gatto di Natsume Soseki. Però poi ho letto un altro libro che mi ha colpito molto di più. Non che quello giapponese non fosse bello, anzi, era un libro molto bello, però questo mi ha dato qualcosa di più, mi ha più emozionato. E ho pensato che fosse anche più interessante perché credo che non sia un libro molto conosciuto e che io stessa ho comprato assolutamente per caso. Quindi il libro è Le braci di Sandor Marai, edito Iadelfi, prezzo di copertina 10 euro. Come vi avevo già detto nel video di acquisti in cui ve l'avevo fatto vedere, di non molto tempo fa, questo l'avevo pagato 8,50 euro perché l'avevo comprato in un supermercato e quindi avevo usufruito del 15% di sconto. È un libro, io non conoscevo questo autore assolutamente. L'avevo solamente appunto visto nelle librerie esposto sugli scaffali e questo libro mi aveva sempre interessato, non so perché, forse la copertina, questo bellissimo quadro di Klimt in copertina, forse perché, non lo so, leggendo la storia, leggendo la breve trama dietro, sembrava che potesse interessarmi e infatti è stato assolutamente così, un libro bellissimo, sono contentissima di aver comprato, mi ringrazio il quadro di Klimt in copertina per avermi ispirato così tanto. Allora, chi è Sandor Marai? Sandor Marai è uno scrittore ungherese ed è considerato lo scrittore ungherese più importante del periodo tra le due guerre, nonché uno degli scrittori, insomma, più importanti di questa appunto, zona dell'Europa dell'Est. Sandor Marai è vissuto a lungo in esilio dalla sua terra natale, l'Ungheria, a causa delle persecuzioni del regime comunista che aveva subito dopo essere, diciamo, sopravvissuto al periodo fascista, al periodo nazista, visto che è nato nel 1900. Ed ha vissuto tra gli Stati Uniti e l'Italia. Tra l'altro ci sono anche sue opere che sono ispirate da questo suo soggiorno italiano. Ed è morto suicida nel 1989. Proprio quindi a ridosso della caduta del comunismo e del muro di Berlino. È uno scrittore che io assolutamente non conoscevo, anche perché di solito non si nominano questi scrittori di quest'area culturale, neanche delle scuole. Io non studiando, diciamo, queste aree culturali, non le sapevo niente. Come ho detto, l'ho preso assolutamente per caso. Di cosa parla questo libro? Allora, i due, diciamo, personaggi principali sono due uomini che si chiamano Heinrich e Konrad. Heinrich e Konrad si sono conosciuti all'Accademia Militare quando erano bambini, più o meno di 10-12 anni, e sono diventati amici nonostante le differenze di classe, perché Heinrich viene da una famiglia molto 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 ricca. Il padre è capitano della guardia dell'imperatore, quindi diciamo conosce persino l'imperatore di persona, va spesso al loro castello e ovviamente quando parliamo di imperatore stiamo parlando di Francesco Giuseppe perché il libro si svolge diciamo, negli anni 40, ma gran parte della storia si riferisce al periodo dell'impero austro-ungarico, mentre invece Conrad è più povero, nonostante comunque venga da una famiglia, diciamo, di tradizione nobiliare, che appunto questa è un'accademia militare importante dove non prenderebbero chiunque, però è molto più povero dell'amico. I genitori fanno molta fatica a mantenere il figlio in questo posto. Nonostante questo, però, i due sono grandi amici finché cosa? Finché non succede qualcosa, i due praticamente non si vedono più per 41 anni e 43 giorni. È un numero che ripeterà spesso nel corso del libro.
La storia, diciamo, inizia più o meno nel 1939-40, non vengono date date precise, però più o meno si riesce ad intravedere che il periodo storico sia quello, anche perché ci sono dei riferimenti alla Seconda Guerra Mondiale dal periodo del regime nazista, molto vaghi, però ci sono. Quando Conrad, che è stato per tantissimi anni in Estremo Oriente, annuncia ad Heinrich che è a Vienna e che quindi vorrebbe passare a salutarlo nel suo castello, insomma, tra le campagne, tra le montagne, insomma, molto isolato, un posto molto isolato. E Heinrich, insomma, si prepara a questo incontro e poi questo incontro effettivamente avviene. E il tema centrale del libro, secondo me, è questo mistero, in un certo senso, del perché i due uomini non si sono parlati per 41 anni. Cioè, 41 anni, se ci pensate, è praticamente una vita intera. Dopo aver passato praticamente 20 anni inseparabili, improvvisamente per più di 40 anni non si vedono. E anche se, diciamo, la storia in sé è abbastanza banale, perché c'è di mezzo una donna, che è la moglie di Heinrich, e che potete facilmente immaginare cosa sia potuto succedere. E insomma, non è un segreto vero e proprio. Appena sentite c'è di mezzo una donna e scoprite che la donna era la moglie di Heinrich, vi viene subito da pensare che cosa sia potuto succedere. Ovvero che Conrad, secondo quello che Heinrich pensa, abbia avuto una relazione con la moglie e durante una battuta di caccia Eric vede Conrad che gli punta il fucile contro, anche se poi non fa fuoco, quindi lui pensa che lui abbia tentato di ucciderlo. Il centro del romanzo è rappresentato da un lunghissimo, lunghissimo monologo di Heinrich in cui ripercorre le fasi salienti della loro amicizia, in cui, diciamo, gli espone le sue considerazioni sull'amicizia, frutto di praticamente di 40 anni di semi-isolamento, perché dopo la morte della moglie e dopo la fine della prima guerra mondiale sono passati più o meno un periodo di tempo in cui praticamente Heinrich non ha visto nessuno, non si è mai allontanato dal suo castello e praticamente si è completamente isolato, fatta eccezione per i pochi membri della sua servitù. E mentre invece facendo appunto un contrasto con Conrad, che ha vissuto nel mondo, ha vissuto nelle piantagioni insieme, appunto, non mi ricordo come si chiamano, però alle persone dell'Estremo Oriente, non mi ricordo in che paese sia andato, mi sembra in Vietnam, però non sono sicura. E parla dei tropici quando si incontrano, parla della sua esperienza quasi distruttiva dell'ambiente dei tropici in tutta la parte iniziale, perché poi Conrad, nell'ultima, diciamo da metà del libro in poi, dice praticamente due o tre frasi fino alla fine del libro. È tutto praticamente un lunghissimo, lunghissimo, lunghissimo monologo di Heinrich su quello che in realtà lui vuole sapere da Conrad, cioè: hai veramente tentato di uccidermi, tra te e mia moglie c'era qualcosa. Ma più di questo, quello che in un certo senso rode l'anima di Heinrich e sapere se effettivamente la loro amicizia fosse stata autentica oppure no. Il libro perché mi è piaciuto così tanto? Perché l'ho trovato talmente denso di significato, nonostante una trama, insomma, che appunto si può riassumere in due frasi, ovvero due vecchi amici si rincontrano e ci sono dei nodi da sciogliere. Non lo so. Io non sottolineo i libri, l'ho scritto sulla recensione di Anobi e l'ho detto anche nel video sulle idiosincrasie del lettore compulsivo. A me non piace sottolineare i libri da lettura, sottolineo solo i libri di studio, perché non lo so, mi sembra quasi di fare una violenza alle pagine con la sottolineatura, una cosa che profondamente mi dà fastidio, ma io qui veramente ho sottolineato un sacco di cose, è una cosa che mi capita proprio quasi mai. Non so se riuscite a vederla. Ecco, se vedete un vago segno rosa, è la sottolineatura. Ho trovato la profondità di questa scrittura meravigliosa. Cioè, proprio ti scalda
scava qualcosa dentro. È un libro che fa veramente riflettere moltissimo sulla, sul reale significato dell'amicizia, su cosa effettivamente l'amicizia sia, su se l'amicizia sia veramente amicizia, se sia possibile avere un'amicizia perfetta, un'amicizia che duri per sempre. Perché noi, insomma, abbiamo sempre questo ideale dell'amicizia che dovrebbe essere un sentimento molto più forte di qualsiasi altro. Però realmente questa amicizia ideale è possibile? Secondo Heinrich no. Perché tra gli uomini non ci può essere un rapporto di amicizia completamente disinteressato, perché in un certo senso l'amicizia è sempre una passione. Le passioni inequivocabilmente generano anche dei sentimenti negativi. C'è una frase... molto bella, che non so se leggervi perché è piuttosto lunga, comunque, in cui praticamente Heinrich dice che, non, che tutte le amicizie in un certo senso hanno a che fare con l'eros, e l'eros inevitabilmente è anche una parte oscura, e quindi questa parte oscura in un certo senso sporca questa amicizia, soprattutto se l'amicizia è tra due persone che vivono condizioni sociali diverse, perché appunto lui dice più volte che secondo lui Heinrich l'ha sempre odiato perché Heinrich aveva quello che Conrad non aveva, siano essi i soldi, siano essi l'amore di questa donna Cristina, che era anche lei una donna di classe inferiore rispetto a quella di Heinrich, e quindi in un certo senso lui pensa sempre che anche il loro rapporto fosse una finzione. E la cosa che più lo scava dentro, perché lui praticamente ha passato questi 40 anni a pensare a questa cosa, cioè a pensare a questa situazione che si era venuta a creare, tutti questi problemi, ci ha dedicato praticamente tutta la sua vita, e lui è convinto che sia Heinrich che Conrad siano sopravvissuti fino ai 75 anni, l'età che hanno all'inizio del libro, solamente per avere questo confronto finale. Che per esempio Heinrich ha combattuto nella prima guerra mondiale ed è sopravvissuto, anche se come dice lui sarebbe potuto morire 100 volte, e anche Conrad sarebbe potuto soccombere a malattie tropicali, epidemie, influenze e cose di questo genere, avrebbe potuto impazzire, perché Conrad dice praticamente che l'area dei tropici per gli europei è deleteria, poiché non essendo abituati a questo clima così torrido finiscono per corrompersi e finiscono quasi per impazzire, sarebbero potuti succedere mille cose che li avrebbero potuti impedire questo confronto finale, eppure sono arrivati a questo confronto finale per porre fine alle loro vite con un punto di chiarezza, diciamo. Molto importante nel libro è anche l'atmosfera che viene creata, un'atmosfera di nostalgia e di rimpianto per quella che era la cultura mitteleuropea dell'impero austro-ungarico, perché appunto questo è un tema importantissimo, perché i due si sono conosciuti proprio nell'accademia, proprio nel fulcro a Vienna, nel cuore dell'impero, ed entrambi pensano agli anni dell'impero come agli anni, in certo senso, migliori delle loro vite, rimpiangono questa atmosfera comune, questo mélange di popoli che si ritrovavano a vivere sotto le stesse insegne, mentre invece adesso sembra che tutto il mondo voglia, insomma, sottolineare le differenze invece che questa unità che loro ricordano. E è anche importante quella figura di questa donna, Christine, che praticamente non compare come personaggio perché è già morta da molti anni quando il libro si svolge, però c'è sempre questa sua presenza in un certo senso, perché è come se in un certo senso tutto fosse, Cristina fosse stato in un certo senso quello che ha provocato proprio la divisione, ma non con la sua presenza, ma con il fatto che sia stato l'elemento estraneo che appunto ha consentito ai due di in un certo senso staccarsi, con le conseguenze che vedrete nel libro. Detto così, effettivamente sembra una stupidaggine, però non so, se lo leggete
vi rendete conto di quanto sia profonda questa prosa, di quanto sia meraviglioso il modo di scrivere di Murray e di quanto a volte non sia la storia che fa un libro, ma è la scrittura e quello che c'è nascosto dietro le storie, perché quasi tutti i libri si possono riassumere in pochissime parole e hanno una storia bene o male semplice, e che magari detta il riassunto sembra una stupidaggine. Mentre invece quando li andate a leggere scoprite tutta la profondità di questa storia, scoprite tutto quello che c'è dietro una storia magari semplicissima, perché appunto si parla di due amici, tra loro c'è una donna e c'è una storia di tradimenti e di incomprensioni e c'è quest'uomo, Heinrich, che vuole in un certo senso rivalersi su Conrad, perché lui è rimasto diciamo incatenato in questo mondo decadente, mentre invece Conrad se n'è andato, ma anche Conrad in un certo senso è rimasto intrappolato in questa sua fuga e quindi si è lasciato indietro tutto quello che aveva per questo motivo. Io spero che questa recensione delirante serva a farvi comprare questo libro, perché io penso che dovreste comprarlo e dovreste leggerlo. Perché è un libro veramente, veramente bellissimo. Poi è brevissimo perché ha. Non vi ho fatto vedere le pagine, sì, ecco cosa mi sono dimenticata. Ha 172 pagine senza le note. Non è scritto abbastanza piccolo, ma non eccessivamente. Ha una bellissima confezione perché è una Delphi in brossura morbidissimo. E secondo me vale la pena. Vale la pena di dedicargli una mezza giornata. Vale la pena di assaporare questo libro, perché secondo me è veramente un capolavoro un capolavoro semisconosciuto, cioè sono ovvio visto che comunque ce l'hanno molte persone, però non so effettivamente quanti al di fuori, insomma, dei circoli di comunicazione letteraria, per esempio a Nobi, eccetera, eccetera, conoscano questo autore, conoscono questo romanzo. Io mi sono già comprata un altro libro di questo autore, quindi se lo leggerò tra breve, magari ve lo recensirò anche l'anno prossimo. E niente, questo è quanto. Ma stavo cercando magari se vedevo una citazione carina da leggervi. Però a volte sono troppo lunghe, quindi. Vi leggo questa qui per chiudervi. Scusate, questo è un momento di imbarazzante silenzio, ma solo per farvi capire quanto sia bella questa prosa, quanto sia meraviglioso il modo di scrivere di quest'autore. Questa è una citazione che è a pagina 126, alla fine del capitolo 14, e dice: sì, le parole ritornano, tutto ritorna. Le cose e le parole girano in cerchio, talvolta fanno il giro del mondo, e poi un bel giorno si incontrano, si riuniscono e il cerchio si chiude. E così si chiude anche questa recensione, che spero vi abbia aiutato. Spero che leggerete questo libro, se lo leggete non vi dimenticate di lasciarmi un commento sotto, o se lo avete già letto fatemi sapere cosa ne avete pensato. Quindi, al mese prossimo, ciao!